Quella che commento oggi è la risoluzione del secondo problema della maturità del 2017. In questo secondo problema veniva presentata una funzione, in particolare disegnata da 0 a 4, che aveva questo tipo di andamento crescente, decrescente e ancora crescente. Veniva detto che questa funzione, data solo in questo intervallo, era però una funzione periodica, quindi non definita solo in quell'intervallo, in particolare periodica di periodo 4. Quindi era da immaginare che successivamente al valore x uguale a 4 la funzione avrebbe proseguito così come iniziava nel valore 0 e prima dello 0 avrebbe proseguito così come si completava per valori vicini a 4. All'interno del problema venivano fatte alcune richieste e, come in altre strutture di secondo problema delle maturità precedenti, era necessario analizzare di questa funzione la derivata ma anche l'integrale. Quindi la funzione l'ho redatta al centro in modo tale da poter descrivere la sua derivata in basso e l'integrale successivo in alto. Se analizzo questa funzione, posso andare a cercare la derivata anche dal punto di vista grafico, interpretandola come il coefficiente angolare della tangente alla funzione nel punto che si sta considerando e quindi in particolare. Considerato che in questo tratto ho un andamento con coefficiente angolare pari a 1, cioè un delta y su delta x, delta y su delta x, che è proprio un 1 su 1, quindi un coefficiente angolare di tipo unitario, posso dire che la derivata prima rimane essere identica fino al valore 1. Nell'intervallo da 1 a 3 ho un andamento decrescente con coefficiente angolare sempre valutato come delta y su delta x, consideriamo uno scarto delta x da questo punto a questo punto pari a 2 e poi uno scarto delta y che mi porta al punto successivo della funzione pari a meno 2. Il coefficiente angolare quindi risulta essere uguale a meno 1 e il valore corrispondente di derivata prima essere meno 1. Nell'ultimo tratto stesse valutazioni che si erano fatte nel primo tratto e quindi coefficiente angolare di tipo unitario. Questo è il disegno della derivata prima della funzione con un'analisi di tipo grafico. La funzione, la mia funzione f di x, poteva però essere analizzata anche andando a sviluppare la sua espressione di tipo analitico. Considerato che non è un'unica funzione in tutto l'intervallo di definizione, ma sono tre funzioni diverse in dipendenza dell'intervallo di valori di x che si sta analizzando, analizziamo il primo intervallo da 0 a 1, quindi per x maggiore o uguale di 0 e minore di 1. In questo intervallo la funzione è una retta, in particolare passante per l'origine, con coefficiente angolare unitario e quindi la cui espressione f di x è uguale proprio a x stessa. Il secondo intervallo di analisi è quello che va da 1 a 3 e quindi maggiore o uguale di 1 e minore di 3, ed è un intervallo nel quale ho l'espressione, devo cercare l'espressione analitica di una retta a coefficiente angolare pari a meno 1, che già avevo trovato, quindi la parte in x diventa meno x, e poi che ha un'intercetta con l'asse delle y che è in 2, e quindi il Q termine noto risulta essere 2. Analisi simile per l'ultimo tratto, che è quello che va da 3 fino in 4. In questo caso coefficiente angolare è ritornato ad essere unitario, quindi parallelo alla prima bisettrice, e se voglio analizzare il Q come intersezione con l'asse delle y, se calo di un'unità sulle y per ogni unità delle x, allora qui sono a meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, e meno 4 è il mio valore Q. Se non si vuole fare questa analisi di tipo grafico utilizzando i significati geometrici del coefficiente angolare e del termine noto, si possono impostare le equazioni classiche della retta passante per due punti, ottenendo comunque questo tipo di espressione. Questa è l'espressione analitica di una funzione che è definita a tratti, va accompagnata certamente dal periodo che è uguale a 4, quindi non è un'espressione di una funzione definita solamente tra 0 e 4. Una volta definita la funzione, è possibile a questo punto la derivata prima nel testo del problema
veniva chiamata g di x, e così anche in questo caso viene chiamata, e la derivata prima che avevo fatto per via grafica può anche essere fatto per via analitica. Derivata prima di x è uguale a 1 in questo tratto, di meno x più 2 è uguale a meno 1, e di x meno 4 è uguale a 1. Qui abbiamo esaurito, diciamo, la prima parte che riguardava la funzione e la sua derivata prima. Veniva richiesto se la funzione originaria, cioè la f di x, era una funzione continua e derivabile, e nel caso in cui non lo fosse stata, quali erano i punti di non continuità, di discontinuità o di non derivabilità. La funzione dal punto di vista della continuità dovrebbe essere analizzata punto per punto, andando a vedere i limiti destri e sinistri dei punti e che coincidano questi limiti con il valore della funzione calcolata nel punto stesso. Si vede che la funzione all'interno dell'intervallo è una funzione continua dal punto di vista grafico, perché non si stacca mai la penna dal foglio per poterla disegnare. I punti che possono, diciamo, spingere un'analisi un pochino più approfondita sono i due estremi. Per quanto riguarda x uguale a 4, il limite provenendo da sinistra x che tende a 4 meno della funzione risulta essere uguale a 0, cioè il valore che assume la funzione poi in 4 stesso. Per quanto riguarda il limite proveniendo da destra, cioè il limite per x che tende a 4 più, devo analizzare il periodo successivo della funzione, periodo successivo che si ottiene replicando questa zona della funzione. Anche qui il limite è uguale a 0, valore della funzione nel punto. Quindi il punto 4 è un punto comunque di continuità, con analogo ragionamento si dimostra che il punto 0 lo è anch'esso. Quindi la funzione è continua lungo tutto l'intervallo di definizione, che è da meno infinito a più infinito. Si vede ad occhio, analizzando la derivata seconda, la derivata prima, che ci sono dei punti, in particolare x uguale a 1 e x uguale a 3, che sono punti per i quali i limiti sinistro, analizziamo in questo momento l'1, il limite della derivata prima sinistro, cioè provenendo da 1 meno, vale 1, e il limite destro risulta essere quest'altro valore che è meno 1. La diversità di questi due valori fa sì che la funzione derivata prima abbia una discontinuità in 1. La discontinuità della funzione derivata prima corrisponde a una dichiarazione di non derivabilità della funzione originaria, che quindi risulta non derivabile nei punti 1 e 3. Essendo la funzione periodica, questa non derivabilità si replicherà anche per i punti 5, 7 e così via. Quindi tutti i valori dispari, e quindi si potrebbe esprimere la non derivabilità nei valori x uguale 2k più 1 con k appartenente ai numeri interi. Nei punti caratterizzati da questa scissa, la funzione risulta non essere derivabile. Veniva poi richiesto, oltre a queste verifiche di derivabilità e di continuità, l'esistenza di due limiti in particolare. Uno dei due limiti è il limite per x che tende ad infinito della funzione f di x. Questa funzione è una funzione che assume valori sicuramente limitati, cioè f di x risulta essere una funzione sempre maggiore o uguale a meno 1, che è il valore minimo che può assumere, e minore o uguale ad 1. La limitatezza di questi valori che può assumere, ma la continua oscillazione del valore assunto tra questi due limiti, fa sì che il limite per x che tende a infinito di f di x non esista, perché non si può definire uno di questi valori come quello a cui effettivamente la funzione tende nel momento in cui la x comincia a crescere indefinitamente. L'altra analisi che veniva richiesta è se per caso, più infinito in realtà era la richiesta, più infinito,
della funzione f di x diviso x. A livello intuitivo, se una funzione, che è questa al numeratore, è una funzione limitata che può assumere valori tra meno 1 ed 1, e la funzione che ha denominatore comincia a crescere indefinitamente come valore, accadrà che il valore complessivo della frazione risulterà schiacciarsi a 0. Dal punto di vista della dimostrazione, possiamo pensare di dividere per x questi elementi della disequazione, divisione per x che possiamo fare senza cambiare il verso della disequazione perché la x tende ad un valore positivo, e si ottiene una funzione a sinistra ed una funzione a destra, tali che nel momento in cui la x va ad infinito tendono entrambe a più infinito, tendono entrambe a 0, e per il teorema del confronto la funzione che deve sempre essere compresa come valore tra quei due, anch'essa tenderà a 0. Quindi quel limite esiste, in particolare ha valore nullo. La domanda sulla continuità e la derivabilità ci ha portato a redare il grafico della funzione derivata prima, e poi si introduce un'altra funzione chiamata h di x, funzione definita in questo modo: la mia h di x, h di x, risulta essere l'integrale definito tra 0 e x generico della funzione f di x di partenza. Usando la x come variabile di integrazione non la posso riutilizzare all'interno dell'integrale, e quindi all'interno la funzione veniva presentata come una f di t in dt. Questa è la definizione di h di x. Si può scrivere in un modo equivalente, in un modo parzialmente equivalente, che la derivata prima della funzione h di x risulta essere uguale alla f di x stessa. Se letto in questi termini, il problema si presenta come un problema di Cauchy, nel quale ho un'equazione differenziale, che è questa, a cui devo accompagnare una condizione iniziale. La condizione iniziale è quella che mi trovo facendo assumere il valore 0 alla mia x, integrale da 0 a 0 mi dà 0, e quindi qui come valore iniziale faccio assumere a quella funzione integrale il valore nullo per x uguale a 0 in particolare. Lo si poteva vedere in questi termini oppure direttamente andando a sviluppare quell'integrale lì. La funzione è una funzione definita a tratti, la mia f di x, e quindi l'analisi si farà tratto per tratto. In questo primo tratto la mia funzione h di x risulterà essere l'integrale definito tra 0 e x della funzione x in dx. Quindi abbiamo un'ultima funzione da descrivere qui a fianco. La funzione che qui sto descrivendo è la funzione h di x, in particolare x quadro mezzi. Se avessi fatto l'integrale indefinito sarebbe venuto x quadro mezzi più c1 costante. Faccio l'integrale indefinito anche in quest'altra zona, meno x quadro mezzi più 2x più c2, e l'ultimo integrale indefinito x quadro mezzi meno 4x più c3 in quest'ultima zona. L'analisi di questi tre integrali indefiniti fatta è un'analisi che deve portare in conto anche, appunto, da una parte della condizione iniziale, che, appunto, andando a verificare che l'integrale da 0 a 0 vale 0, ho che per x uguale a 0 la mia h di x deve essere nulla, e quindi questa prima costante di integrazione risulta valere 0 e quindi sparire da quell'integrale lì. Per quanto riguarda il secondo tratto, una possibile analisi con una x che riguarda il secondo tratto è quella per la quale l'integrale da 0 a x viene diviso in due integrazioni separate: l'integrale da 0 a 1, cioè alla conclusione del primo tratto, sommato all'integrale da 1
ad x generico con x appartenente a questo secondo tratto e questo risultato andarlo a mettere all'interno di questa formula, cioè al posto di questa formula qui. Si può procedere anche considerando il significato geometrico dell'integrale stesso, significato geometrico che mi dà l'area della porzione di piano quindi l'integrale da 0 a x sarà l'area della porzione di piano sottesa tra la curva e l'asse x. Abbiamo detto che nel primo tratto vale x 4 mezzi. Il valore di h di x in alcuni punti importanti posso calcolarlo direttamente dal punto di vista grafico. La funzione integrale px uguale a 1 è la funzione integrale con la x che è arrivata qui ed in particolare risulta essere l'area di questa zona di piano, cioè di un triangolo avente area 1 per 1 diviso 2, area 1 mezzo. La funzione in 3, quindi la funzione qui nell'altro valore di x di separazione tra due tratti diversi di funzione, è una funzione che assumerà valore pari a questa area calcolata con l'integrale definito e quindi un'area di un triangolo di base 2 e altezza 1, quindi un'area unitaria, a cui sottraggo l'area della zona sottostante che è un'area che vale 1 mezzo. Quindi in 3 nuovamente gli assumerò valore 1 mezzo. Questi valori mi permettono di andare a trovare queste due costanti. In particolare le costanti hanno valore, andando a finire i conti, valore meno 1 e più 8. Quindi la funzione qui avrà un C2 che vale meno 1 e un C3 che vale più 8. Sono quindi nei tre intervalli definite le tre parabole che rappresentano appunto la funzione h di x, una funzione che vado a disegnare qui, una funzione quindi x 4 mezzi che arriva in modo parabolico al punto di ascissa x uguale a 1, con cavità rivolta verso il basso nell'altro punto. In x uguale a 2 la funzione è pari all'area di questa zona, quindi arriva al valore 1. In x uguale a 3 avevamo visto che ritornava al valore 1 mezzo e quindi una parabola di questo tipo in questa parte centrale, poi nuovamente una parabola con concavità rivolta verso l'alto nell'ultimo tratto. Questo è il disegno della funzione h di x che viene fuori dall'analisi di tipo analitico della funzione stessa. Consideriamo che h di x è questa, la mia f di x, per la quale la h di x era un integrale, risulterà essere la derivata prima di h di x. E la g di x, che era la derivata prima della f di x, risulterà essere la derivata seconda della h di x stesso. Questo tipo di rapporto tra le varie funzioni mi consente di andare a verificare una cosa. La mia derivata seconda di h di x in questo tratto vale 1, ma in particolare è positiva. Quindi io mi aspetto una funzione h di x che abbia concavità verso l'alto perché la sua derivata seconda è positiva. In quest'altro tratto la derivata seconda è negativa e quindi la concavità, come effettivamente è venuta, risulta essere verso il basso. Derivata seconda positiva e quindi concavità rivolta verso l'alto. Funzione, questa funzione integrale, che è stata ricavata per via analitica, ma sulla quale adesso si possono fare delle verifiche legate al fatto anche che qui ho la sua derivata prima. In effetti derivata prima positiva in questa zona, funzione crescente, derivata prima negativa, funzione decrescente. Questo ha parzialmente verificato i risultati che si erano trovati per via analitica. A questo punto nel problema viene introdotta una funzione ulteriore, una funzione che viene definita come il seno di bx. Si richiede che questa nuova funzione
abbia lo stesso periodo della funzione originaria, quindi un periodo uguale a 4. Considerando che la funzione seno in sé è una funzione periodica e che in particolare si ripete ogni valore pari a 2π greco del suo argomento, abbiamo che questa funzione ripeterà il proprio valore quando il suo argomento risulterà uguale a 2π greco. Il valore di x per cui questo succede è il valore chiamato periodo. E quindi da questa formula si ricava che il periodo risulta essere, anzi il periodo si ricava la b, che è 2π greco diviso la mia x, che in questo caso era il periodo richiesto è un periodo che vale 4, 2π greco fratto 4 uguale π greco mezzi, la funzione è una funzione definita s di x seno di π greco mezzi per x. Questa funzione la si va ad analizzare in particolare nel primo tratto, cioè nel tratto per il quale la x assume valori che vanno da 0 fino a 1. In questo primo tratto non lo si chiede esplicitamente di disegnarla, ma la domanda in qualche modo è agevolata come risposta dal disegnare quella funzione. Ho espanso qui il tratto che va da 0 a 1 disegnando il tratto di funzione f di x rettilinea. La funzione seno di x in un quarto del suo periodo è una funzione che parte da 0 e arriva al suo valore massimo che è 1 con un andamento appunto di tipo sinusoidale. Il testo diceva di andare a cercare prendendo casualmente un punto all'interno di questo quadrato, un quadrato che aveva coordinate O, A, B, C, prendendo casualmente appunto un punto all'interno di questo quadrato, che probabilità c'era che stesse in questa zona, o in questa zona, o in quest'altra zona sottostante? La probabilità che stia in una di queste tre zone è legata dall'ampiezza dell'area di queste zone. Questa prima parte la chiamiamo S1, superficie 1, superficie 2 e superficie 3. La superficie 3 è un triangolo, in particolare di base 1 e altezza 1, e quindi una superficie di valore pari ad un mezzo. Per quanto riguarda le superfici S1 e S2, la curva che ho non mi permette di fare i conti diretti con formule di geometria sintetica, e posso però andare ad utilizzare la funzione integrale per andare a calcolare non tanto direttamente l'area S2, ma l'area S2 sommata alla S3, S2 sommata alla S3, attraverso un'integrazione definita della funzione s di x, che è questa, e quindi il calcolo di tutta l'area sottostante. Quindi qui avrò un'integrale che va da 0 a 1 della funzione seno di π greco mezzi per x in dx, e questo risultato mi darà la somma di questi due integrali, di queste due aree. A questo punto, per sottrazione si ricaverà l'area della sezione S2. Questa area ricavata dopo aver svolto l'integrale è un'area che vale 0,14, questa è un'area da 0,5, e per differenza tra l'area di questo triangolo superiore e l'area di S2 che è 0,14, l'area di S1 sarà 1 mezzo meno 0,14, quindi 0,5 meno 0,14, 0,36. Queste aree che vengono a seguito dello sviluppo di questi conti devono essere paragonate all'area complessiva della zona in esame. L'area complessiva della zona in esame è l'area di un quadrato di lato unitario, e quindi complessivamente pari a 1. Quindi i valori numerici delle aree risultano esattamente le probabilità che il punto stia in una delle tre zone. Quindi abbiamo una probabilità dello stare nella zona S1 pari al 0,14,
36%, nella zona S2 pari al 14% e nella zona S3 una probabilità del 50%. Dopo l'analisi delle probabilità di quelle tre zone, veniva richiesto di considerare due ulteriori funzioni ricavate da funzioni già precedentemente definite. In particolare, le funzioni nuove che veniva richiesto di analizzare erano f di x al quadrato e s di x al quadrato, due nuove funzioni. Come queste due funzioni, veniva richiesto, modificavano le aree che avevamo prima definito all'interno del quadrato di lato unitario, cioè queste S1, S2 e S3. Considerando che le due funzioni sono dei quadrati di funzioni che assumono in tutto questo intervallo 0,2, 0,3, 0,4 dei valori inferiori a 1, quindi il quadrato delle due funzioni sarà un valore effettivamente inferiore al valore precedente che si aveva. Per cui nel caso della mia f di x avevo un tratto rettilineo, ne faccio il quadrato, passo da una funzione che è y uguale a x a una funzione che è y uguale a x quadro, ho un andamento della funzione sempre che si mantiene sotto come valore al valore della funzione f di x. Nell'altro caso avevo una funzione che era una sinusoide ed elevandone al quadrato tutti i valori, ottengo una funzione con un andamento che comunque rimane sempre sotto all'andamento precedente. Si vengono a creare le tre stesse zone di prima, S1, S2 ed S3. Si chiedeva di comparare queste tre zone, cioè se la probabilità di pescare un punto in S3 era più alta o più bassa che nel caso precedente. Si vede che la S3 in questo caso è una S3 più piccola. E quindi abbiamo che in questo caso S3 nuova sarà minore della S3 iniziale e quindi anche la probabilità risulterà essere più bassa. L'altra valutazione che si può fare è che la S1, che era la zona soprastante alla funzione seno di x, avendo la funzione seno di x, diciamo, in qualche modo abbassato il suo grafico, si è ampliata la zona superiore e quindi la S1 nuova risulterà essere maggiore della vecchia S1. Per quanto riguarda la zona centrale, questa S2, da una parte risulterebbe essere una zona ad area maggiorata dal fatto che la S3 si è rimpicciolita, dall'altra, visto che la S1 si è allargata, la S2 risulterebbe essere rimpicciolita. Quindi non si può concludere direttamente dal grafico se S2 è aumentata o diminuita. Se quindi la S2 nuova ha una relazione di maggiore o di minore rispetto alla vecchia S2, l'unico modo per poterlo andare a valutare è effettivamente andare a lavorare con questa area sottostante. E l'area di questa funzione, diciamo, sottostante, è un'area, questa, di questa zona qui, che risulterà essere l'integrale tra 0 e 1 della funzione sopra, che è f di x al quadrato, anzi no, della funzione superiore che è s di x al quadrato, a cui, qui c'è un errore, a cui sottraggo il valore della funzione f di x al quadrato. Facendo questa valutazione si arriva a un valore che è 0,17. 0,17 è il nuovo valore di questa zona, comparato con lo 0,14 precedente, mi dà un'area maggiore rispetto alla precedente. E quindi si conclude che la probabilità di pescare un punto in quella zona risulta essere più alta che nella valutazione che si era fatta prima. L'ultima domanda era relativa a un solido di rotazione ottenuto prendendo il grafico della h di x, che è un grafico con tre tratti parabolici e un grafico quindi
di questo tipo. La funzione h di x presa fino ad x uguale a 3 ed effettuare una rotazione di questo grafico intorno all'asse y, quindi una rotazione che portava questo grafico dall'altra parte fino a 3, quindi con questo andamento, andando a sviluppare una figura di questo tipo, una specie qui all'interno, una specie di scodella, e per trovare effettivamente il volume di questa zona veniva in aiuto una formula che è questa, ottenuta con il metodo che si chiama dei gusci cilindrici, che mi dice che il volume di questa zona può essere trovato integrando da 0 a 3, quindi integrale definito, la funzione originaria del solido stesso moltiplicata per x, quindi un integrale definito di x per h di x, un integrale definito che risulterà portare nel conto le funzioni definite da 0 a 1 e da 1 a 3, non la successiva perché non riguarda il pezzo di curva preso in esame, e il risultato del calcolo di questo integrale è 83 dodicesimi di pi greco. Un integrale che si può sviluppare come un integrale polinomiale, un integrale di funzione polinomiale, e quindi non particolarmente complicato da svolgere. Non ci sono altre cose particolari, richieste particolari, e nient'altro.